voi dovete vedere una cosa speciale, dove vedete questi giovani che vivono in paesi tra loro in difficoltà, come si comportano in questo luogo. Mi chiamo Nadia Shaulova, vengo dalla Russia, sto facendo il progetto di moda e della pace. È un laboratorio creativo che si chiama Social Fashion, che fa la ricerca di materiali in paesi dove c'è conflitto, per poi poter unire i materiali di diversi popoli che stanno in conflitto e creare un mondo armonioso, diciamo, e pacifico. Sono Natalia Kenkadze, dalla Georgia. Quindi il mio progetto si chiama Generator 9.8, è un'impresa sociale che durante il giorno è un spazio co-working dove diverse imprese vengono a fare il loro lavoro gratis da noi e la sera si trasforma nello bar sociale. Sono giovani che vengono dai luoghi di guerra, di conflitto, e l'esperienza di Rondine dimostra che dentro un cielo di valori condiviso i giovani non è vero che alimentano questa maledizione storica di restare nemici, ma possono smontare un inganno colossale e diventare l'opposto, diventare amici e portare sviluppo e fare progetti insieme, quindi sviluppo per i propri paesi. Infatti la permanenza di 2 anni permette loro di farsi una solida formazione, sia professionale che umana, dove il tema dell'impresa è poi il tema centrale, perché è la vita che è un'impresa e che si ferma di fronte agli incagli, ai conflitti, che se non si risolvono non va avanti. Vengono da paesi che sono in difficoltà tra loro, che sono in guerra tra loro, e dormono nella stessa camera e mangiano nello stesso tavolo. Però questa esperienza di Rondine, io l'unica cosa che posso dire, andate. È un luogo per l'anima, è un luogo per la spiritualità, è un luogo dove io credo si respiri un'atmosfera molto particolare, no? Quindi andate, vedete, cercate di respirare, perché io credo che in questo momento l'animo umano abbia bisogno di rinascere.